Salve a tutti youtuber, benvenuti in questo nuovo video, il secondo della Trickster Week, e oggi abbandoniamo con un salto deciso verso nord l'Africa di Anansi per giungere in territori anglosassoni. Arriviamo in Inghilterra e parliamo del folletto trickster per eccellenza, l'amichevole Puck. Sigla. Cominciando a parlare di Puck come figura unica, ufficialmente consacrata da uno dei più grandi scrittori e drammaturghi di tutta quanta la storia dell'umanità, sarebbe in effetti un errore, perché prima di questa sua ufficiale consacrazione, di cui parleremo più in là nel video, c'erano tre tradizioni distinte che poi sono confluite effettivamente nella figura unica di questo spiritello. La prima figura da cui trae ispirazione quella che conosciamo oggi, che viene chiamata Puck, è effettivamente quella con cui condivide il nome. In effetti, secondo alcune tradizioni dell'Europa settentrionale, esisteva questo spiritello di nome Puck. Addirittura, secondo alcune tradizioni svedese, fu proprio il nome Puck, o meglio un suo diminutivo, a dare origine alla parola Pixies, che significa per l'appunto fatine o folletti. Una differenza sostanziale fra questo Puck, quello più antico, e quello che conosciamo noi oggi è il fatto che questo non era assolutamente uno spirito positivo. Anzi, il suo compito principale, quello per cui era più conosciuto in assoluto, era il risiedere fra nei boschi e attirare incauti viaggiatori di notte con luci e suoni strani, luci abbaglianti, suoni lamentosi, eccetera, eccetera. L'incauto viaggiatore entrava nel bosco e poi non ne usciva più. Avere una descrizione fisica di Puck è praticamente impossibile, essendo lui di per sé un mutaforma. Secondo alcune versioni, e sto citando testualmente, l'ho preso davvero su internet questa frase, non mi sto inventando nulla, la forma originale di questo Puck era un essere, una creatura orribile con la faccia da culo. Non sto scherzando. Una versione più semplice, proveniente dall'Irlanda, invece ci riferisce come Puck fosse descritto come uno spiritello dalla forma di uomo anziano. Ma come ho già detto, era un mutaforma e cambiava forma a seconda degli scherzi. È molto famoso per diventare un cavallo che attirava le persone per farli salire in groppa e poi li sarcionava o li portava in luoghi lontani per farli perdere. Addirittura, secondo altre tradizioni, farebbe uno scherzo molto simile a quello che fa il Kelpie, un cavallo marino sempre nelle tradizioni dell'Europa settentrionale. Quindi Puck si trasformava effettivamente in questo cavallo, faceva salire in groppa il povero sventurato di turno e poi lo faceva gettare in acqua. Infatti si gettava lui stesso con il suo cavaliere in acqua, facendolo affogare. Con l'arrivo delle tradizioni cristiane nei paesi anglosassoni, è inutile anche a dirlo, Puck divenne praticamente un'emanazione del demonio stesso. Anzi, in lingua inglese, il termine Puck divenne molto spesso sinonimo del termine diavolo. Per chiamare, per esempio, una collina, la collina del diavolo, spesso la chiamavano Puck's Hill, per così dire. Ma di per sé la figura che oggi conosciamo come trickster, Puck, non è negativa, anzi per la maggior parte delle volte fa scherzi abbastanza positivi. Quindi da dove viene questa positività? Ebbene, dalla seconda, principalmente dalla seconda figura che poi è confluita nel moderno Puck, ovvero la figura folcloristica dell'Hobgoblin. L'etimologia del nome ci sta a indicare come l'Hobgoblin è effettivamente uno spirito della casa, del focolare. Infatti Hob in lingua inglese arcaica dovrebbe significare probabilmente cuore. Goblin indica appunto uno spiritello, quindi lo spiritello del cuore, lo spiritello del focolare, eccetera, eccetera. Essendo spirito della casa, in effetti la notte l'Hobgoblin, secondo il folklore, svolge un sacco di lavoretti utili, pulisce, spazza, stira, stende i panni e in cambio vuole un po' di latte, dei biscotti o comunque del cibo che gli viene offerto sul tavolo prima di andare a dormire. Lui mangia e poi lavora. In effetti questo è l'unico pagamento che pretendono, diciamo così, non accettano altri tipi di pagamento. Anzi, se si cerca di offrire loro degli abiti o dei vestiti, si corre il rischio di bandirli per sempre dalla casa. Loro ripugnano l'idea di ricevere dei vestiti come dono, forse per orgoglio oppure perché vogliono rimanere nudi come goblin, non si sa bene, ma comunque, quando qualcuno gli regala i vestiti, loro se ne vanno via dalla casa. Ciò non significa che non possono diventare cattivi, delle volte fanno degli scherzi innocui come spostare oggetti o nasconderli, ma se infastiditi possono fare seri danni, per esempio alla casa o anche al bestiame, facendolo impazzire o scappare. Il loro aspetto fisico è più stabile di quello di Puck. In effetti gli Hobgoblin appartengono per l'appunto agli spiritelli e ai folletti,
somigliano molto ai brownie, oppure, se forse vi è più d'aiuto, ai dei piccoli hobbit leggermente più pelosi. In effetti sono degli ometti piccoli ricoperti di peli e delle volte hanno addirittura le gambe di capra, le zampe di capra, quindi sono tipo dei satiri più o meno. Queste stesse caratteristiche, questo stesso aspetto fisico ricorre in una figura più specifica forse di Hobgoblin, sempre della tradizione inglese. Stiamo parlando di una creatura chiamata Robin Goodfellow. Come ho già detto, Robin Goodfellow ripercorre molti dei tratti positivi dell'Hobgoblin, ma riprende alcune cose negative del pacco originario. In effetti è uno spiritello dispettoso e, come Puck, il suo nome Robin è un altro di quei sinonimi utilizzati per non nominare la parola diavolo. Alcuni luoghi chiamati, come sempre, collina del diavolo, piano del diavolo, potrebbero chiamarsi in inglese Robin's Plain o Robin's Hill. Robin Goodfellow quindi è uno spiritello dispettoso in pieno stile, può fare scherzi simpatici o antipatici, può aiutare oppure può ingannare gli esseri umani. Viene descritto come gli Hobgoblin come un ometto peloso, ma molto spesso, molto più spesso gli Hobgoblin viene descritto praticamente come un satiro, e ciò non aiuta la sua reputazione agli occhi dei cristiani, visto che il capro è notoriamente il simbolo del diavolo. Robin Goodfellow, o Roberto Buoncompagno se preferite, è praticamente la prima fusione fra le caratteristiche positive dell'Hobgoblin e quelle negative di Puck. Ma quando è che Puck, Hobgoblin e Robin Goodfellow diventano la stessa cosa? Con una di quelle piccole opere poco conosciute chiamate Sogno di una notte di mezz'estate. Shakespeare, infatti, nella sua opera dà a uno spiritello di nome Puck un ruolo importantissimo e descrive così questo spiritello. Nella sua opera il bardo immortale infatti ci dirà: «Tu, se dalle maniere e dal sembianti io non mi inganno, sei quel discolaccio, quel folletto bugiardo e malizioso che tutti chiamano Robi Bravuomo. Non sei tu quel bizzoso spiritello che al villaggio spaventa le ragazze, che fa cagliare il latte dentro i secchi, che armeggia tra le pale del mulino e si rende molesto alle massaie, vanificando la loro fatica a sbattere la crema nella zangola, ed altre volte a far schiumare la birra o a far smarrire il cammino di andanti di notte e ridere del loro disagio, e t'adoperi invece premuroso ad aiutare nel loro lavoro e a portar fortuna a quelli che ti chiamano vezzeggiandoti, mio caro diavoletto e dolce Puck?» Con le parole nella finzione dette da una fata quando si incontra per la prima volta Puck, Shakespeare consacra questa creatura come la fusione perfetta tra tre tradizioni differenti. Puck è il folletto dispettoso i cui scherzi e i cui errori alla fin fine generano il malinteso generale che crea tutto il casino di Sogno di una notte di mezz'estate, che poi si risolverà comunque sempre grazie all'intervento delle fate e di Puck nello specifico. E Shakespeare, facendo ciò, farà decisamente un miracolo, perché da Sogno di una notte di mezz'estate in poi tutti gli autori, quelli che utilizzano il folklore per scrivere poesie, racconti, eccetera, eccetera, considereranno Puck, Hobgoblin, Robin Goodfellow oppure Robin Bonomo, come ho appena letto, una sola figura con tanti nomi e tante caratteristiche, il Puck shakespeariano. Il Puck moderno quindi è delle volte il principale servitore, delle volte anche il figlio di Oberon, re delle fate, che tira scherzi agli uomini, burlandosi di loro, spesso trasformandosi in animale, oppure attirandoli nelle foreste con i suoi Will of the Wisp, ovvero dei fuochi fatui in pratica. Ma i suoi scherzi, le sue burle, servono delle volte anche a risolvere intricati rompicapi ad aiutare il genere umano. È un mutaforma, può apparire come un vecchio, come un giovane, come un ragazzino, come una fatina o un troll mostruoso, non ha una forma fissa, per quanto prevalga adesso sempre la figura della fata, forma umanoide, diciamo giovane da ragazzo, sguardo gioviale, furbo, longilineo, eccetera, eccetera. Un ultimo accenno, un altro trickster che in effetti potrebbe essere nato collateralmente a Puck è addirittura Robin Hood. Infatti il nome Robin Goodfellow potrebbe aver ispirato una sua versione più umana, ovvero quella di Robin Hood, che a quanto pare non è mai esistito, ormai sono anni che gli storici dicono che Robin Hood è solo una creatura di fantasia, e che però condivide aspetti, sebbene meno magici, con Robin Goodfellow. In effetti, se Robin Goodfellow sa scomparire e trasformarsi, Robin Hood è
schivo e silenzioso ed è un maestro del travestimento. Anche lui è un imbroglione, trucca per il bene delle persone buone, così come fa anche Robin Goodfellow. Tra l'altro ho notato che Robin Goodfellow potrebbe anche essere diventato Robin and Goodfellow, cioè i buoni compagni, che dovrebbero essere, se non mi sbaglio, la compagnia di Robin Hood. Quindi questa è un'idea mia, però non è certificata, la lancio solo come teoria. Secondo altre teorie invece sarebbe il contrario: Robin Goodfellow sarebbe successivo a Robin Hood, quindi il Robin Hood umano sarebbe diventato il Robin Goodfellow spirito. Ovviamente ad essere rimasto uno spiritello imbroglione che fa scherzi agli esseri umani non aiutò la sua reputazione agli occhi dei cristiani più ferventi. Infatti i puritani continuarono a utilizzare il nome di Puck oppure di Robin Goodfellow o di Hobgoblin come effettivamente un sinonimo del diavolo, era una creatura demoniaca. Però le leggende popolari, le storie che giravano tra il popolino e soprattutto tra i ragazzini e i bambini, consacrarono per sempre la figura di Puck come spiritello simpatico e imbroglione, beniamino delle folle. Ed in effetti la cultura popolare è stracolma di riferimenti a Puck oppure alle sue tre creature originali, soprattutto a Hobgoblin, perché ovviamente i fan della Marvel si saranno accorti che c'è qualche citazione in giro, ma andiamo con ordine. Il nome di Puck, oltre ad essere utilizzato da Shakespeare in poi, da tutti quanti gli scrittori e drammaturghi e anche poeti inglesi, da Sulle notti di mezz'estate in poi, è ovviamente diffuso in molte opere della cultura popolare odierna. Vi posso fare un esempio: c'è in Gargoyles, nel cartonato Gargoyles, Puck si nasconde sotto le mentite spoglie dell'aiutante del riccone che effettivamente risveglia i Gargoyles dal loro sogno millenario. Passando ai fumetti, nella Marvel è un supereroe canadese che fa parte dello squadrone di supereroi canadesi, per l'appunto Alpha Flight. Nella DC, o meglio nella Vertigo Comics, fa una fugace apparizione in uno dei numeri più belli della serie Sandman, in cui si raccontano proprio le origini della storia Sogno una notte di mezz'estate. Infine, non potevo non citarlo, Puck è presente in Berserk, che è questa fatina dispettosa dalle mille forme che fa da compagno, da comic relief, se non mi sbaglio si dice così, al protagonista Gatsu. Altrettanto diffuso è il nome Hobgoblin, in effetti. Goblin e Hobgoblin, i cattivi storici di Spider-Man, derivano molti tratti dal Puck teatrale. Inoltre, in Spectacular Spider-Man, nella serie cartoni animati, mi pare che sia la penultima serie cartoni animati di Spider-Man, mentre i ragazzi della scuola, perché lì Peter va ancora a scuola, mentre i ragazzi della scuola interpretano Sogno di una notte di mezz'estate, fanno il paragone fra Puck e il Green Goblin. In Tolkien ricorre alcune volte il termine Goblin, soprattutto nello Hobbit, se non mi sbaglio, dove però viene usato come sinonimo di orchetto, in pratica, sono una sottospecie di orchetto. Nell'anime Blue Exorcist invece Behemoth, che è il compagno, anzi il famiglio di Amaimon, uno dei cattivi dell'anime, è in effetti, fa parte della razza degli Hobgoblin, sempre nell'universo di quell'anime o quel manga. Infine, sicuramente molti di voi l'avranno notato, gli Hobgoblin condividono alcune caratteristiche con gli elfi domestici di memoria Harry Potteriana. In effetti, come gli Hobgoblin vengono banditi dalle casse se a loro vengono regalati dei vestiti, così anche gli elfi domestici vengono licenziati se gli viene donato qualche capo d'abbigliamento. E questo spiega perché gli elfi domestici in realtà non vogliono essere licenziati, a parte Dobby, perché effettivamente loro ripugnano l'idea di essere cacciati da una casa, quindi questa è perfettamente una tradizione degli Hobgoblin. Bene, e per adesso il video si chiude qui. Io spero che questo secondo giorno della Trickster Week vi abbia interessato, vi abbia illustrato un personaggio che magari non conoscevate del tutto, e noi ci vediamo domani con il terzo giorno della Trickster Week. Spero che questa iniziativa vi stia piacendo, vi ringrazio tutto quanto i riscontri, i commenti, i piace, i nuovi iscritti, continuate a iscrivervi e rimanete sintonizzati perché domani si continua con questa Trickster Week. Bye!